Se sai far bene la spesa, il miglior ristorante del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove: manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, i miei tre giudici pronti qua in postazione, ormai famosissimi, non vi presento? Ma sì, vai. Ma Fiammetta sì. Padda, giornalista enogastronomica, Riccardo Rossi, attore. Grazie. Chiara Masci, blogger culinaria. Ormai tutti mi chiedono di voi, avete surclassato. Sapessi. Antonietta, prima concorrente, da Bologna, e Dario, da Roma. C'è lo sguardo preoccupato. No, tranquilla. Si parte e ci scaldiamo, va bene? Questa gara non vi dà punti. Però chi la vince sceglie l'argomento della prova successiva, quindi ha un piccolo vantaggio. È una prova di manualità. Fare un cestino di melone, un qualcosa di decorativo dove servircelo all'interno, ovviamente. Avete 2 minuti di tempo. Deve essere forza così. Non dovete farlo per forza così, no. Potete anche presentarlo in maniera diversa, un qualcosa di carino per fare un cestino. Potete anche lasciare il melone a parte, svuotarlo. Insomma, fate voi. Bisogna vedere chi ha più manualità con il coltello. 2 minuti, via! Quindi coltello grande, coltello piccolo, cestino aperto, cestino chiuso. Io vi do un consiglio. Voi svuotate il melone, che abbiate uno scavino per fare le palline oppure un cucchiaio da tè per togliere la polpa, e usate il contenitore svuotato per servirci un gelato al melone, che non per forza dovete comprare, ma potete prendere un gelato alla vaniglia, frullare il melone, scolarlo dall'acqua in eccesso e impastarlo, spatolarlo con il gelato. Lo livellate all'interno del contenitore, pellicola e lo conservate in freezer. Un modo diverso per mangiare il gelato. Ridi, E rido, no, perché stavo pensando a quello che mi ha chiesto prima, cosa dici quando mi chiedono la mia giuria. Scazzo. Avevamo detto cestino o coppa, Simone? Abbiamo detto cestino. Però, vengo da voi. Sottolineo a entrambi i concorrenti che vicino al ceppo dei coltelli ci sono tutti gli attrezzi possibili che si possono utilizzare in cucina. Così. Tutto lo sai bene? Che ti dico che ti voglio bene, lo sai. Ah sì, Sì. Ti sto cercando anche la donna. Ah, fa piacere, sì. Con tutto questo interesse. Per le pulizie? Sì. Le grandi battute di Fiammetta Padda! Te ne fa poche, ma quando te la fa ti tronca proprio. No, mi hai chiesto sulla gara se abbiamo detto cestino o coppa. Noi dobbiamo valutare la manualità, quindi osservateli bene sull'utilizzo del coltello, dello scavino, eccetera. Io ho fatto una forma così carina, magari un po' più con calma rispetto ai 2 minuti di tempo. Loro dovranno un po' affrettarsi, anche perché mancano circa 20 secondi. Lì sta togliendo delle frattaglie di melone, come noti da dentro. Sapete che, siccome tutte e due state facendo la stessa operazione all'incirca, il cucchiaio a volte non serve solo per mangiare la minestra, ma potrebbe aiutarvi. 3, 2, 1, stop! Consegnatemi il cestino. Io vi vedo molto, molto rilassati, ciò mi piace, però c'è anche del tempo da rispettare, quindi... Non mi cade ora, non mi cade più. Dunque, Antonietta e Dario. Ragazzi, la parola. La gara cestino, era fare un cestino di melone. Noi nemmeno ci esprimiamo. Quindi vado è io? Un plebiscito. Sì. Vado io? E l'altro cestino. Non è un cestino. Antonietta vince la gara di manualità. Allora, tagliatella ai funghi o pasta con i carciofi? Carciofi. La pasta con i carciofi? Bene. Sono i carciofi, anzi la pasta con i carciofi, l'ingrediente principale della prova di abilità. Pasta con i carciofi.
Avete 30 secondi di tempo per entrare nelle vostre dispense e prendere tutto quello che vi serve per fare la vostra ricetta. Attenzione, ricordatevi tutto, altrimenti il campanello, che potrebbe essere un aiuto dato dal sottoscritto durante la puntata, vi servirà per rientrare in dispensa per altri 30 secondi. Pronti? Via il tempo! Tutto, mi raccomando, 500 grammi di maltagliati, quindi pasta fresca tagliata male, 4 carciofi romaneschi, olio extravergine d'oliva, uno scalogno, prezzemolo tritato, un limone, brodo vegetale e una buona dose di pecorino, ma non romano, mai un pecorino toscano stagionato. Basta. Ci siamo? Stop al tempo. Con i funghi. Molto semplice, ingredienti... Via, 10 minuti. Bene, sei contento? Normalità.net. Oh, nuovo blog. Anche tu fai il blogger. Io se lo faccio. Se lo fai? Te faccio fare due risate. Ermatriciano.it. Patriciano.it. Allora, che fai, Antonietta? Ricetta. Griglio i carciofi. Dimmi il titolo, cioè fai uno scialatiello, cosa fai? Sì, la contadina. La contadina? Sì. Ma tu sei bolognese, ma c'è questo legame con la cucina del sud, mi sembra. Sì, perché sono della provincia di Caserta. Ah, e chi te l'ha data questa passione della cucina? Da sola. Da sola? Sì. Ah, nessuna nonna, parente che ti ha... No. Per sopravvivenza. E quindi aspetta un attimo, come per sopravvivenza? Perché se non si cucinava moriva di fame. No, perché a 19 anni sono andata a vivere da sola. Taglia al contrario, giralo così. Sei andata a vivere da sola? Sì, e quindi piano piano ho imparato a cucinare. E come mai a Bologna poi? Perché ho deciso di andare a lavorare lì. Solo per lavoro? Sì. E chi c'era lì? Ah, nessuno. No, nessuno. C'era un cagnolino carino, Ciacco. Io l'ho visto il prima. Cagnolino. Hai visto il cagnolino? Dopo. Sì. Com'è che si chiama? Ciago. Ciago. È così. Hai visto, lo so, è grande così, un topo. Ora che tu stai cucinando, chi lo sta badando, Ciacco? Il mio ragazzo. Oh. Come ha detto, scusa? Come? Il suo ragazzo che si chiama Alberto, io l'ho conosciuto. Oh, salutiamo, diciamo. Alberto, dai ragazzi. Oh, che vabbè. Stai girando con Ciacco. Vado di là non perché, perché ho finito quello che voglio chiedere, no, sia certo. Mai, ma perché lei mi ha detto che gli dà fastidio chiunque gli giri intorno in cucina. Quindi ho detto, hai fatto bene a venire nel mio programma perché così esatto. Sono sempre qua. Ti lascio fare cipolla e carciofi sbollentati. Dai. Dario invece, che è un ingegnere, no? Sì, esatto, ingegnere informatico. E abbiamo una cosa in comune. Sei single, vero? Esatto. Esatto, sì. Ok, per scelta, per circostanze sopravvenute. Per circostanze. Bene. Allora, passione per la cucina. Sì. Da chi arriva? Ma forse da mio padre, perché era lui che cucinava in famiglia. Quindi è sempre l'uomo che cucina. Sì, questa cosa esatto. Si sta diventando sempre più presente adesso. Eh sì. E poi questa passione l'hai un po' anche messa a punto, da quello che so. Hai fatto qualche corso, qualcosa? Sì, ho fatto un po' di corsi nelle scuole e poi vabbè, mi esercito in genere il weekend sempre. Ma comunque sempre mio. Come hobby o c'è un pensiero di dire ma cambio tutto, ma cambio vita? Il pensiero c'è, solo che insomma tra il dire e il fare, sai com'è. Allora, faccio questa domanda che potrebbe essere anche una risposta a quelle che mi faccio io la mattina, ma sei un uomo, sì. Un bell'uomo, e questo non lo dico io ma me l'hanno detto, sottolineo, sai cucinare, hai un bel lavoro, perché sei single? Cioè dillo anche a me, perché siamo single? Beh, ovvero no, non... Non cioè, so. O ci vengono male le ricette quando si invita qualcuno a cena? Ti sto facendo perdere il filo della ricetta, vero? No. L'ho mandato in sulla luna. Ma te c'hai queste domande che le fai nei momenti in cui uno sta cercando di dare vita a qualcosa. Ma ci sarà una difficoltà in questo gioco e sono io. Ah, infatti. Cioè, il campanello che ti aiuto, ma finché il campanello non suona... Allora uno un giorno, sai, potrebbe chiedere un aiuto così. Te stai zitto, per favore. Oggi la mia giuria è effervescente. Eh sì.
Avrei una domanda da farti. A me? Aiuto. Sì. Siccome ci sono molti uomini, per esempio lui, che ha detto che magari ci sta pensando di fare qualcosa professionalmente in cucina, è interessante fare il cuoco, conviene? Una cosa che piace, un consiglio in diretta da Simone Ruggiati. La prima cosa è che è una vita piuttosto dura a livello d'orari, eccetera. Ora io parlo facilmente perché adesso l'ho un po' trasformato come lavoro, però è tosto. Quindi se non hai una passione smisurata, molli dopo poco. Sì. Però è il lavoro forse che ti dà più soddisfazione in assoluto, perché quello che tu produci dà piacere alle persone e hai subito riscontro dal pubblico, insomma, è un bel lavoro. E poi in pubbliche relazioni si conosce, sì. Riga, si fa. Se sarà sempre lì alla fine. Non ho capito. Allora, la mia ricettina che è semplice semplice. Si puliscono i carciofi, quindi vanno tagliate le punte, va tornito il gambo, quindi si toglie la parte scura fuori ma si lascia la parte interna del gambo che è molto buona, e si taglia il carciofo da dove la parte dura della base comincia a diventare foglia. Si toglie il fieno centrale e facciamo la parte delle foglie tagliate sottilissima e la mettiamo in cottura con lo scalogno tritato fine e olio extravergine. Un po' di brodo vegetale fino a farle ammorbidire, mentre la parte dura del carciofo si taglia a dadini e si unirà poi a metà cottura. Si profuma con il limone, sia un po' di succo sia un po' di scorza, prezzemolo tritato, sale e pepe ovviamente. Si porta a cottura la salsa aggiungendo la pasta cotta piuttosto al dente e ancora brodo vegetale, deve diventare molto cremoso il composto, tanto che quando si aggiunge il pecorino toscano grattugiato, questo con l'acqua e l'amido crea una sorta di salsa molto legata. È molto semplice, un trucchetto se volete finirla in bellezza: un tuorlo d'uovo bollito sgranellato sopra con le mani, che dà un tocco di grasso e di colore. La ricetta più semplice che ho mai dato. 5 carciofi a casa che stanno lì da 15 giorni e devo capire un modo di farli. E lasciali al sole, fra un po' le fai essiccate e li metti sott'olio. Può darsi. Avete bisogno di una... Ho già fatto. Un attimo. No, già fatto. C'è l'ultimo attacco. Allora, tu hai... Ricapitoliamo per la nostra giuria un attimo la ricetta. Sì. Tagliatella in bianco. Sì. Con i carciofi già sbollentati, frullati con... Frullati no, semplicemente con un po', appunto, un po' di sale, ovviamente un po' d'acqua di cottura della pasta. Ok, e prezzemolo, quindi sì. Basic. Sì. Poi stai preparando una salsina che li rende cremosi. Sì, quindi... adesso ci siamo qua. Cos'è, panna, latte? Latte. Latte e parmigiano? Sì. Okay. Fa una sorta di piccolo zabaglione. Okay. Mettiti qua così c'hai pianta stabile. Sì, sì. E un piccolo... Allora, lui sta facendo una sorta di zabaglioncino. Ti dico una cosina all'orecchio, sì. Va bene? Allora, se ci metti un pochino di acqua, lo zafferano si scioglie subito e ti colora tutto bene, sai? Grazie. Cerco di fare amicizia con Antonella. Sì. Allora, tu hai buttato lo scialatiello, hai fatto un fondo di cipolla bianca, carciofi, champignon, sì, e zafferano. Ce n'è ancora se lo vuoi, nella bustina. No. Il prezzemolo lo metterai alla fine, sì, presumo, un po' dentro c'è. E poi basta. Quindi una ricetta molto semplice. Usi soltanto il carciofo già sbollentato? Sì. Per fare. Ok. Formaggio, pepe. No. La fai molto basic. Molto molto semplice. Vi dico anche, Dario già lo sa perché ha già quasi finito, che tra poco, un minuto circa, dovete darmi il piatto. Cioè, pensate anche al piatto nel momento morto della cottura della pasta, per esempio. Quindi lo zabaglione sarà quello che lega il tutto. Sì. I nostri giudici dovranno girare un po' la pasta, presumo. Certo. Ma questa è la ricetta che fai o te la sei inventata al momento perché lei ha scelto il carciofo? Pensato un po' così, pensando quali sono anche gli ingredienti classici che... Sì, è molto semplice entrambe le ricette. Sì, sì, sì. Questo è proprio essenziale. A me piace perché il carciofo è una verdura che dà già un bel sapore di suo. Anch'io sì, ho dato una ricettina solo con un fondo di cottura e un modo... Guarda che secondo me bastano, sai? Dici. Perché sì, fanno un assaggino i nostri giudici. Fra pochissimo mi serve il piatto, tipo 5 secondi. Dai, te lo scelgo. Ah no, ma tu il piatto ce l'hai già? Sì, sì. Ok, quindi stavo parlando per niente prima. Stop al tempo. Sull'alzata il piatto, Dario. Grazie. Titolo del piatto?
E nidi di pasta e crema di carciofi con fonduta leggera di parmigiano. Dai, dai, dai. Bisogna che lo prenda io. Hai messo tutto? Sì. Sì, non c'era nient'altro. Molto bene. Allora. Partiamo con quello di Antonella. Fiammetta a saggio. Difficult. Cominciamo molto male. Che peccato. No, dovevo prendere anche questo grande, questo fungone. Questo megafunco. Io invece devo prendere questi. Troppo forse. No. Se noi possiamo piegare il piatto? Basta? No. È un assaggio. E poi dopo pensate, elaborate, le vostre papille gustative lanciano tutti non quegli input. Non mi hai dato il tempo di prendere il carciofo, io solo il funco. Vai, rubalo a Chiara, dai, rubalo. Io non lo riconosco. Rubalo. Cosa vuoi fare? Carciofo, carciofo lo riconosci. C'è tre cose dentro. Che altro l'ingrediente? Molto bene. Parte Chiara. Beh. Allora, apprezzo molto la scelta della pasta, che secondo me è anche cotta bene, bella al dente, anzi forse leggermente troppo al dente. Quello che manca, secondo me, in questa pasta, il fungo sta bene, però quello che manca è un legante, un collante, diciamo così, quindi che fosse o formaggio anche grattugiato, ma che creasse con l'acqua di cottura un po' di cremina, qualcosa proprio che, perché tutti gli ingredienti sono slegati l'uno dall'altro. Io ci ho provato a dirti non metti formaggio. Ed è quello che, di cui ho sentito la mancanza, proprio I miss cheese. Manca il formaggio. È la stessa cosa. E poi devo dire che è un piatto che ho mangiato troppo in fretta per capire bene la cosa. Considerando che comunque uno del tema delle sere era il carciofo più carciofo. Era la mia paura, più carciofo, cosa. Più carciofo e meno foglie esterne, prendere il cuore in maniera che ci sia la morbidezza della pasta, sì, unita a quella del carciofo. Per il resto bello lo scialatiello, no? Perché sì. Questa pasta un po' vuol dire scompigliato, mi pare, in napoletano, e questo è molto carino, però ecco. Ok. Adesso assaggiate il nido di tagliatelle con carciofi e crema di parmigiano di Dario e vi prego io di mischiarlo un po' perché è il tipo di impiattamento. Guarda, grazie. Prego. Allora, a quanto tempo vuole? Grazie, vorrei trangugiarla con calma. Perché magari la riprendo come niente. C'è un filo d'olio? A noi è arrivato così più al plateau? Allora. Dopo tanto te lo lascio lì. Ho capito, ma tanto. Posso? Parlatemi di questo piatto di Dario. È molto delicato come piatto. Pensavo che il formaggio, tu hai creato una salsina con il formaggio, una crema, no, di parmigiano, sì. Desse più corpo, desse più robustezza proprio al piatto, perché è molto delicato e questo sta bene con il carciofo, perché comunque deve essere così. Gli ingredienti sono pochi, questo è molto buono, manca però secondo me di qualcosa proprio di forte. No, fatto più denso. Sì. Io invece vorrei sapere che formaggio è stato utilizzato. Parmigiano. Parmigiano? Grattugiato, sì. Perché ho sentito un sapore veramente molto tenue, capito? E quasi, sai quei piattini un po' da clinica o anche da convento? Questo lo fanno le suore, davvero madre? Cioè, capito? Quello un po' così, quello un po' che... Capito? Quello un po'... Okay. Tu non hai messo cipolla, fondo di cottura, niente, è solo carciofo frullato. Sì, ho fatto quello, sì. Hai fatto? Sì, giusto, okay. Sì. Corretto, corretto. Fiammetta Talks. Io apprezzo molto l'idea della fonduta leggera.
Tuttavia, nel carciofo, secondo me c'è bisogno di dargli un po' più di temperamento, anche una punta d'aglio, qualche cosa che lo tiri su, perché sennò è molto, un po' troppo piatto, un po' troppo dolce. Quindi non sento quell'avvolgenza che vorrei trovare, che la tagliatella invoca. Ok, allora votiamo prima proprio quello di Dario. Nido di tagliatella con carciofi e zabaione, no, fonduta di pecorino, di parmigiano. Forse un pecorino romano, un po' di fondo di cottura, bagnarle. Avevo paura che ne desse poi troppo di sapore. Per entrambe è una verdura molto fibrosa, quindi vota. Se la bagnate in cottura lui rilascia un po' di sapore, va creato un po' di guazzetto. Torniamo sul primo piatto assaggiato, lo scialatiello con carciofi, champignon e zafferano. Se li studia la mattina lui. 8 pari. Vi voglio più grintosi, sia qua sia con gli ingredienti, sì. Pensateci, prima pubblicità. Siamo tornati per altre ricette, qua Cuochi e Fiamme. Prima ricetta era pasta e carciofi, parità fra Antonietta e Dario, 8 pari. E proprio perché Antonietta ha vinto la prima gara, quella di manualità, sarà ancora lei a scegliere tra, bella questa mi piace, burrata o vongole? Burrata. Brava. Burrata. È la burrata l'ingrediente della prova di creatività. La burrata, un sacchetto di mozzarella con un ripieno buono, mascarpone. 10 minuti di tempo, dovete ricettarlo. Sì, no, aspetta. Un minuto, la portano qui, la votiamo. Tanto pane caldo, 30 secondi per fare la spesa come prima. Pronti? Via! Cioè, è una roba che in gioielleria dovrebbero venderla. Qua abbiamo asparagi, latte, bresaola e prosciutto cotto. Qui abbiamo olive, pomodoro, pepe, origano, odori vari e pane in cassetta. Noci. Cos'è, besciamella? Besciamella, uova, erba cipollina, sbollentata. Quindi immagino un fagottino. Stop al tempo. Bene, bravi, perché avete preso cose che non influiscono troppo sulla burrata, la lasciate buona così com'è. 10 minuti, via! Se riesco ne rubo una, la porto subito lì. Sì. Allora, che ci fai di buono con la burrata che è già buona? Allora, delle crepe. Delle crepe? Sì. Ah. Ripiene praticamente con burrata, crema di asparagi. Quindi è bella ricettata. Sì. E prosciutto cotto. Sì. E con la bresaola? Ci faccio del contorno. Quindi un piatto unico quasi. Sì. Un antipastino insieme a una crespella. Qua invece? Qui abbiamo... trovato quella sighetta, vabbè. Qui abbiamo, farò una caprese di burrata destrutturata, cioè stratificata nel bicchiere, con pomodorini, il sedano, le olive all'origano, e vabbè, la burrata sarà profumata al basilico e poi con dei crostini di pane tostati in un olio profumato al rosmarino. Bene, molto bene. E questi sono tutti a crudo invece? No, queste le salto, leggermente saltate con un filo d'olio. Ok, vado subito. Perfetto. Ero curioso ma anche preoccupato tra virgolette, proprio perché è sempre bene lasciarla abbastanza in purezza, come dico io. Sì. Cioè è buona così, buona. È buona così, è buona fredda, si può utilizzare per fare qualche farcitura. Anche in faccia è molto buona, te la metti qua, è una maschera meravigliosa, poi dopo te la mangi proprio con la scarpetta. È un gavettone di latte. Un aiuto, attenzione. Ho sentito un din? Io.
Attenzione, che vuoi? Dimmi. Ti andrebbe tu che di non fare... vuoi nessuno in cucina? Eh? Visto? Ti andrebbe di fare le crepe? Sì, però posso anche fare una cosa? Sì. Perché sennò mi viene i grumi. Mi vengono i grumi. Aspetta. Vai, tu fai allora, avanti col resto. Simone Ruggiati fa la crepe per la nostra amica. Le dosi le hai fatte così ad occhio? Sì. Ok, le diamo? Sì. Mezzo litro di latte, due uova, 200 grammi di farina. Per fare quelle basic. Allora. La distruggerò. Ma a te piacciono i coltelli che non tagliano, vedo. Sì. A me piace quello col segherto normale. Ok. Non so come fai, se no lavora in un centimetro quadrato. Allora, tu stavi preparando queste due padelle per le crepe, no, vero? La prendiamo antiaderente? Che dici? Ok. Allora, quindi una avrà di ripieno la burrata, gli asparagi che diventano, hai detto, una crema. Li cuoci? No. No, quindi li frulli, sono già sbollentati. Sì. Ok, quindi la crema sarà asparagi e burrata. Sì. Ok, poi prosciutto cotto dentro la crespella. Sì. Fatta tocchetti. Ok, la besciamella invece? La besciamella va fuori sulle crepe. Ok, perfetto. Allora io faccio una cosa, guarda. Siccome la padella deve essere ben calda per fare le crespelle, torno subito. Prendete la burrata. La schiacciate tutta con la forchetta oppure la tritata del coltello. Scolate il liquido d'eccesso e la impastate con la stessa quantità di patata bollita ancora calda. Mettete abbondante basilico, sale, pepe e un paio di cucchiai di pecorino. Quello sarà il ripieno di un raviolo piuttosto grande che condirete semplicemente con un pochino di olio e una concassé, quindi una datolata di pomodoro rosso pelato e privato dei semi. Condite anche quella col basilico a crudo e scaldato solo in padella. Fantastici. Ricetta lampo questa. Allora, mettiamo un po' d'olio o burro, che sia, a piacere, carta assorbente. Sai che si dice sempre che la prima crespella viene sempre male, però noi cercheremo di farla bene anche la prima. Dario, di là tutto a posto? Per il momento sì. Per il momento sì. Quando si prepara il composto delle crespelle, se si fa con la frusta o così, è sempre meglio poi dopo filtrarlo, così non si fanno grumi. In un altro contenitore. Di solito va fatto riposare un po'. E così tutti questi grumi brutti e cattivi se ne vanno. E poi da qui siamo a metà gara, signori. Niente, è venuta male. Certo. È la prima, è venuta male. Non c'è niente da fare, a questa regola non fugge nemmeno Simone. No, ci stai provando perché te la vuoi mangiare subito la prima. Allora, quindi qui la crema, e comincio a capire. Questa la spostiamo. Questa qui è, questa è erba cipollina sbollentata. Ti serve per legarle? Per legare le crepe. Mm. Quarto d'ora. Composto di burrata, basilico. Il crostino sta tostando con il rosmarino. E nell'altra padella sedano, pomodorini, abbondante pepe e sale. Sì. Easy way. E le olive sono qua a macerare con l'origano. Esatto. Cosa gli fai di solito alla tua dolce metà da mangiare? Tutte cose sostanziose. Tipo? Tipo ama le melanzane. Tipo? Ama tanto le melanzane. Le melanzane. Quindi gli piacciono gli involtini di melanzana fatte con le fettuccine, che ama tanto. L'involtino di melanzane con le fettuccine? Che sarebbe? Scusa, non ho capito. Allora, praticamente prendi una fettina di melanzana e la friggi. E poi fai praticamente l'involtino attorno alle fettuccine. Perché mi dai questa ricetta e quella che stai facendo invece non me la volevi dire? Guarda un po' se è venuta bene, che dici? Ok, me ne fai tre? Sì, no, sì. Sto tutto il tempo qua se vuoi, visto che poi dici che non ci vuoi nessuno in cucina. Ci togli ancora grasso in eccesso. Sai che per il composto che mi hai fatto tre non ci vengono? Due? Ecco, due sì. Okay. Chiara non la mangia, dai. Ecco. È un assaggino.
Ok. Questa la faccio raffreddare. È comoda la crespella perché si preparano così, si mettono una sull'altra, pellicola, le tieni in frigorifero. E ci siamo. Allora, okay, la crema l'abbiamo fatta, il prosciutto a dadini, proprio pochino così? No, aspetta, sto un attimo misurando. Guarda che comunque non ti preoccupare delle quantità, che tu puoi farne anche solo una, per assurdo. Però, visto la fame di burrata che hanno i nostri giudici, farne due almeno. Anche l'impiattamento dovete curare, eh? 2 minuti di tempo alla fine. Giudici, vi vedo silenziosi. Siamo molto concentrati, Simone, sì? Sai? Sì, sì. Stai guardando solo la burrata. Sì, infatti. Stai guardando... Mi sto dicendo, vieni a me, vieni a me, avvicinati, scappa da là. Guarda che roba, guarda. Silvan delle... Silvan delle... Ti prendo come un complimento, ok? Bene, il mio lavoro è finito. Vado da Dario. Dario, ma sei velocissimo. Sì, ho preso per la fretta anche i crostini a mani nude, quindi... Ti capisco, guarda. Allora, un attimo che pomodori e sedano saltati grossolanamente sotto. Sì. Olive marinate con l'origano. La burrata, basilico e crostini. Ci manca una stecca e la bandiera italiana. Oh. È giusto. Sia come sapore, sia come colore. Ci mettiamo anche 3 cucchiaini? Sì, sì, certo. Non so se ce li hai, forse. Forse sì, i cucchiai no, qui ce n'è uno. Andiamo qui. Un minuto per finire. No sugar. Altrimenti ce l'hanno, i nostri giudici. Era solo qualcosa di facoltativo decorativo. Allora, dentro abbiamo messo il composto di asparagi, ora li leghiamo. Sì, dai, ce la fai. C'hai 40 secondi. Ce la fai? Penso di sì. Questo lo spostiamo. Mi sa che avete finito, mettermelo sull'alzata, tranquillamente, quello. Io faccio una roba perché così vi faccio aumentare almeno di uno a testa i punti che prendete, facendo diventare buoni i nostri giudici in 10 secondi, però dovete farlo. Vabbè, allora fiammetta, prego. No, vai, allora, certo. Qui ci siamo. Bravo Dario. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Fate sparire quella burrata adesso. Attenti a Simone Ruggiati. Ammazza, ragazzi. Allora, partiamo con l'assaggio della crespella di Antonietta con ripieno di crema d'asparagi. Dov'è? Tranquillo. Crema di asparagi, prosciutto cotto e burrata, ovviamente. Io controllo lì, eh. C'è anche dentro. Non voglio togliere la fiammetta. Come sei buono. Hai visto? Ma chi l'ha fatta la crespella? La Tonietta. Ah. Vai, dillo, la crespella non è un granché, però il resto è buono. Borracciata. Allora, Chiara, sono indecisa perché ha un gusto che non è troppo deciso, però non è neanche delicato. Non riesco a capire bene perché la burrata, che è elemento principale, dà una bella cremosità anche insieme agli asparagi, però non si sente molto come sapore, cioè si sente ovviamente tantissimo l'asparago, molto. Però in questo la burrata comunque è valore aggiunto per la cremosità che dà, quello sì, meno sapore, più consistenza. Mi piace venire dopo Chiara Maci perché dà un nome ai sapori che non capisco. Io dicevo un uovo amaro, invece no, era l'asparago. Un uovo amaro. Tu c'è la crespella è fatta con le uova, no? Sì. Mi sembrava una crespella amara, dico che è amara, l'uovo amaro. Perché è amaro? Invece, è venuto amaro l'asparago. C'era l'asparago un po' amarognolo e la burrata non l'ho sentita. La burrata non l'ho sentita, devo dire la verità. Passate una forchetta. Sì, sì, prego. Dico che è un piatto molto interessante perché calcolando che
fare, cioè lavorare mentalmente intorno alla burrata che sublime è difficile, questo è un modo molto elegante di farlo. L'asparago, a mio parere, non è amaro, è sapido come è l'asparago, e quindi le due cose si combinano. E adesso? Questo è il piatto di Dario. Questo si può mangiare tutto. Sotto c'è sedano. In verticale. In verticale. Sedano e pomodoro saltato. In mezzo c'è oliva marinata con l'origano. E sopra la burrata. Con però ci dovevi facilitare la vita facendo in verticale, che si potesse fare. Non si riesce. A me piace, Dario, posso dirlo? Grazie. Magari più piccolino, ma era. Ma lì c'è kiwi. Ah no, il sedano. È il sedano. È il sedano, amici di Cuoca e Fiamma. State tranquilli. Ho visto male io, non vi preoccupate. Allora, io mangio non in verticale, ma in orizzontale, più e più volte. No, te una. Poi dopo te lo lascio lì. Ma devo sentire. Te la faccio portare in camerino. Bravo, vero, bravo. Così sì. Com'è? Quella è la mia. No. Questa è mia. Allora, questo mi piace molto perché la burrata ovviamente rimane elemento protagonista e lasciata in questo modo, quindi secondo me è proprio la sua morte, nel senso che pomodoro, burrata, oliva nera e basilico, qui sono bilanciati molto bene. L'unica cosa, se avessi magari fatto o pezzettini piccoli oppure addirittura frullato il pomodoro anche la burrata, sarebbe stato più facile da mangiare, solo quello. Ma è chiaro che così è più, come dici tu, in purezza, quindi si apprezza, è assemblata più che cucinata. Si apprezza più la burrata, devo dirti, e tutte le altre spezie sotto. È buona. È una preparazione molto carina e bisogna dire che la burrata, secondo me, è la mozzarella che verrà nel prossimo futuro, perché è più cremosa, è nuova e si presta di più. Quello che posso dire è che però, avendola tu messa dentro questo bicchiere, io penso che quando uno mangia una cosa bisogna che il cuoco lo metta nelle condizioni di mangiarla senza troppo preoccuparsi. Quindi un'altra volta tutto molto più piccolo, sì, e potabile da mangiare. Votatemelo il piatto di Dario. Caprese di burrata scomposta al bicchiere. Scomposta, stratificata, perché comunque scomposta lo è di suo. E torniamo sul piatto di Antonietta, che ha fatto un fagottino di crespella con crema di asparagi, prosciutto cotto e burrata. La giuria per 12-9 vince Dario. Conduci per 20-17. Siamo lì. E tu a scegliere adesso. Lenticchie o bavarese per una prova di presentazione? Lenticchie. Mi hai stupito. Sono le lenticchie l'ingrediente della prova di presentazione. Avete già davanti tutti i vostri ingredienti per elaborare e presentare bene delle lenticchie già cotte. È la forma e l'immagine del piatto che ci interessa in questo momento, non il gusto. Pronti? 6 minuti, via! Potresti aiutare a preparare le polpette di lenticchie? Le polpette di lenticchie, sì. Con cosa? Allora, lenticchie lessate, 2 cucchiai di parmigiano, poi quella spezia, che è spezia tandoori. Ma le frulliamo un pochino? Sì, le frulliamo un pochino. Dai, meglio. Che ricetta fai? Allora, sarà appunto delle polpette di lenticchie che vengono fritte su diciamo un letto di yogurt greco, che profumerò leggermente con qualche fogliolina di menta, e a concludere dei ceci invece aromatizzati con del prezzemolo accanto. Ho capito.
quindi. Allora assaggiamo, che ci piace. Allora. A due. Punto. Io qua. Poi lo aggiustiamo dopo. Sì, sì. Tonella, ti lascio solo un secondo, eh? La fai? Sì, sì. Sì, sì, dici meglio. Non ci voglio nessuno in cucina io. Senti Simone, io te lo dico così, tanto per farti fare due risate, io non amo le lenticchie. Tu ami soltanto una cosa. No, no. No. Ti ho già dimostrato che ho mangiato anche l'ananas col baccalà. Quindi siete. Basta adesso. Questo chi è? Carino così. Se si ingolfa. Che cosa ti ricorda, eh? Quanti gommoni, quante girate, eh? Poi non parte più. Che facciamo? Soli soletti. Ad aprire la pasta. Guarda, ti insegno un trucco, guarda. Grazie. Ragazzi! Mamma mia, questo fatto, mi vedi, mancava. Anni e anni di studio. Adesso ne voglio 100 serrati a piombo e ci voglio provare pure io. Senti, quindi mi dicevi di queste lenticchie, no? Sì. Beh? No, non ti dicevo niente, sei te che sei intervenuto dicendo sì, che non mi piacciono. Ok. Sono una pizza le lenticchie. Perché sono una pizza? Perché da bambino mi ci deve essere successo qualcosa con queste lenticchie. Ma da bambino ti posso... dovevano far mangiare, c'è tanto ferro dentro. I ceci, adoro i ceci. Adora i ceci e non le lenticchie. No, le lenticchie no, le lenticchie sono troppo piccole, piene di scorie. Ma vanno mangiate una alla volta, Erika. Sì, così, mangiate con le mani. Soprattutto, mi sa. Troppo piccole per lui. Forse è quello che gli dà fastidio, che siano troppo piccole. Hai sentito che ti ha detto? Com'è? Che per te non vanno bene perché sono troppo piccole e non ti danno soddisfazione. Le lenticchie, forse no, per ma la lenticchia. Se è solo presentazione. Metto solo l'albume? Sì, 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 grazie. Ok. E adesso quel rosso? Eh? Quel rosso all'ostrica? Qua. Con le uova, lì, bravo. Bene, che ci fai allora a queste? Le pani le friggi così come sì, sono? Sì, con un po', passiamo, sì, facciamo delle palline con del pan grattato che adesso andiamo a fare. Anche perché secondo me un po' di pan grattato dentro per tenerle sì, bene. Sì, certo, ci vuole. Eh? Un attimo che andiamo col pan grattato. E poi le passiamo sopra. Passiamo sopra il pan grattato, vediamo un po'. Basta. Che consistenza ha. Ricordati che il pan grattato è asciutto, assorbe l'umidità dopo 30 secondi, un minuto. Quindi sì, lascialo un attimo lì e vedi poi la consistenza sì, com'è. Ok. Sono state non so quante spezie ci vuoi, di sale e pepe secondo me è giusto. Sì. Ti lascio solo. Sì. Qua stiamo alternando delle melanzane piastrate con la mozzarella. Falco 1 chiama Antonietta. Falco 2 chiama Antonietta. Pronto? Hai messo la spezia? Sì. Già, quindi sono già però assaggiala. Sì. Così sai tu quanto ne vuoi. E che fai poi? Si passi qua. Pan grattato. Con un po' di pepe, un po' di sale. E tutte queste altre cose metto, ci fai niente? Poi metto in forno. Cioè le lenticchie. Oh, eccola lì. Mi mancava qualcosa. Sì, l'hai spento, dentro. Sì. È ah, dentro. È dentro? Sì. Ah, uno di lenticchie e uno di mozzarella. Vabbè, sono già cotte, super versatili. Stanno bene con tutto, con i formaggi, con la carne e con il pesce. Sedano, carote e cipolla tritate, uno spicchio d'aglio intero a imbiondire con dell'olio extravergine, togliete l'aglio, mettete un po' di peperoncino e le lenticchie già cotte, le ripassate, aggiungete brodo vegetale e frullate tutto a crema, ottenendo una vellutata di lenticchie. Su quella semplicemente dei gamberi rossi aperti sul dorso, sgusciati ovviamente, salati, pepati, profumati con un po' di mentuccia e piastrati un minuto in padella antiaderente. Stop! Sono contenta che le lenticchie siano uscite ormai dal discorso dello zampone con le lenticchie. Sì, basta. No? Ci sono alcune cose che ne sono uscite. Le lenticchie, insieme ai ceci, che però col Capodanno non c'entrano, sono uscite fuori grazie alla mitica passatina di un famoso cuoco italiano, di Fulvio Pierangelini, che, salutiamo, molto che da quel momento abbiamo trovato questa passatina dalle Alpi alle Piramidi. La passatina di ceci con i gamberi. Yes. Ho avuto l'onore di farla una volta nella cucina di Fulvio al Gambero Rosso a San Vincenzo. Io e Fulvio ho la foto. Hai capito? Poi sei andato in sala e l'hai assaggiata. No, e no, lui era... ha buttato tutto. No, la ha detto tua... non mi è mai venuta così bene. Mi ha detto Fulvio. Non ci credo mai. Saluta Pierangelini. C'è della foto. E torniamo sulle ricette perché tra 10 secondi voglio il piatto. Sì. No.
8, 6, dai, siamo già a 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Hai 10. Stop! Stop! Okay, sai, dobbiamo fare una cosa nuova, fiammetta e chiara? Quando finisce il tempo noi andiamo via. Carino, è giusto, carino, così? No? Stop. È molto simpatico. Sì. Tutto in bilico qua. Ah. Attenzione. Adoro il Panaus. Ticchi, eccola qua. Noi, pubblicità. Eccoci tornati in studio. Dopo varie prove, dal carciofo alla burrata, siamo arrivati a ripresentare delle lenticchie. Là ci sono i vostri capolavori culinari, che questa volta non verranno assaggiati, ma verranno solo giudicati visivamente. 20-17 per Dario su Antonietta. Dico? Sì, dico. Questo sarebbe una sorta di mille foglie, sotto, no? Ci sono le lenticchie e a metà lenticchie, la mozzarella. Lenticchie, mozzarella, così... però si è un po' allentata, la signora mozzarella si è completamente seduta, ha rilasciato anche tutto questo sughetto, quindi la presentazione è graziosa come colori, verde e color melanzana, però devo dire che è successo un po' di incidente in cucina. Le lenticchie le hai ripassate con il pomodoro, vero? Sì. Giudico dall'insieme. Sì, sì, sì. No, no, era solo per farvi sapere cosa c'è dentro. Io vedo qui Napoli, in queste due conchiglie piene di lenticchie, no? Mi sembra un po' un napoletanismo. E le lenticchie, dove stanno le lenticchie? Sotto. Beh, dice, anche qui le schiaffi sopra e te le mangi, vabbè. Caruccio. Invece dai, nonostante ci sia stato un po' di acqua lasciata così dalla mozzarella, è carino comunque l'idea di mettere intanto come ripieno la lenticchia e poi di servirla appunto in queste due conchiglie, come diceva Riccardo, con due foglie di insalata. È carino anche perché fa molto estate, cosa che normalmente la lenticchia normalmente la associa al periodo invernale, quindi carino. Dario ha fatto su una sfoglia di pane guttiao una crema di yogurt greco con le polpettine di lenticchie e i ceci in accompagnamento profumati al prezzemolo, ceci. Piatto quasi vegetariano, no? Molto nutriente, molto sfizioso. Le polpettine non sono venute proprio perfette, sono un pochino caotiche. Però l'idea c'è e anche l'idea di questo pane croccante, quindi si sente mentalmente il croccante con il morbido. Essendo una votazione di presentazione, devo dire che per questo piatto io ho preferito un plafond nero, così vedevo meglio il bianco. Come di questo pane. Credito, cioè il plafond. Il plafond. Capito? Nero, così vedevo questo pane, come l'hai chiamato, del sardo? Questo è guttiao. Il guttiao, a differenza del carasau è talmente evidente che no, appunto. Il carasau è classico, sì, il guttiao dentro l'olio e il sale. Se comunque uno non lo vede, quindi capisce niente, dice sembra pane carasau. Le polpette sono effettivamente un po' disordinate, però fa venire voglia di farci in un secondo. Strano. Quindi questo devo dirti bene, il cecio lo rimetto a posto, va bene? Ordine. Vai. Ordine. Chiaramente. Disciplina. E anche questo non mi dispiace perché intanto rendi goloso con questa presentazione le lenticchie ed è sempre una cosa secondo me molto positiva perché non viene visto normalmente come un piatto goloso. Quindi carina l'idea della polpetta, mi piace lo yogurt anche a livello di colori, quindi cromatico. L'unica cosa che non avrei messo è queste tre ciotoline con i ceci che secondo me sono in più. Non servivano perché è già abbastanza bello così. Molto bene. Allora, partiamo dal primo piatto visionato. Sì. Antonietta, mille foglie di melanzana e lenticchie con lenticchie alla menta. Mm,
Aia. E questo è il piatto di Dario invece. Le polpette di lenticchie speziate su crema di yogurt greco, pane croccante e ceci. Per 11 ad 8 vince Dario. E non solo, vince anche la puntata, 31 a 25. Lomba e Ciro. A lei il bacio, a te un kit di cuochi e fiamme con tutti gli attrezzini che si è passati di cucina. Ora venite con me perché loro le hanno guardate. Io li mangio. Alla prossima, cuochi e fiamme. Sì. Prendilo un po'. Complimenti. Vuoi assaggiare? Buono. Sì. Molto libanese come gusto. Sì, dai, su. E beh, il ceso, la lenticchia. Ci vuoi stare? Le spezie dentro. Ci vuoi stare, su. Cosa? Tamburi. Assaggio. Si sente, sì. Tantissimo. No, no, io non... Buona. Buona. Lo yogurt. Buona questa? La mangiare insieme.